Alle morti di lavoro per Covid è stata dedicata una conferenza stampa online da parte del sindacato CISL. Pensate che nonostante ci sia stato il lockdown, il numero di morti sul lavoro di quest'anno è praticamente pari a quello dello scorso anno. La differenza sono le morti per Covid contratto sul luogo di lavoro, specialmente in ambito sanitario. CGIL, CISL e UIL Lombardia lanciano un appello a istituzioni e associazioni datoriali per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Più prevenzione, più controlli, più sicurezza. I dati INAIL indicano un aumento significativo di incidenti mortali nei primi 9 mesi dell'anno, 204 in totale quelli denunciati a settembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente un più 86. L'aumento dei morti sul lavoro è influenzato dal numero delle denunce a causa dell'infezione da Covid-19. Più del 70% dei morti totali sul lavoro nel 2020 in Lombardia sono per causa Covid-19. I settori più colpiti sono sanità e assistenza sociale e oltre il 72% sono donne. Sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia si fa troppo poco. Non si spende almeno il 5% come dovrebbe essere del fondo sanitario per la prevenzione, non si sono rafforzati i dipartimenti di prevenzione. Quelli che sono deputati all'attività di vigilanza e controllo nelle aziende, e questa cosa ovviamente è un abbassamento del livello di attenzione sul sistema della sicurezza che non è assolutamente giustificato da dati infortunistici che sono preoccupanti, lo sono sì in rapporto alla emergenza sanitaria da Covid, ma lo sono perché in una situazione in cui le attività produttive sono calate, gli infortuni sul lavoro sono comunque a un livello molto alto, soprattutto sono a un livello molto alto gli infortuni mortali. La sicurezza dei luoghi di lavoro e la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori continuano ad essere una priorità per il sindacato unitario e altrettanto deve esserlo per istituzioni e associazioni datoriali. Il pensiero dei sindacati, quindi, è semplice. La vita e la tutela delle persone viene prima di tutto.